passaggio formale in giunta l'altro giorno e ora il bilancio va in consiglio comunale, verrà affrontato, spero, nella sessione del 25-26 di luglio. Perché a ieri è uscita dal bilancio, però ho ritenuto di far transitare, sarà l'ultima volta, il bilancio così secco, diciamo, consultivo di IEM in consiglio comunale, perché l'azienda è uscita dal bilancio. Però questo era il bilancio 2012, che era un anno in cui l'azienda è ancora in house. Quindi ho ritenuto che fosse così corretto portarlo comunque in consiglio comunale. A partire dall'anno prossimo, invece, il bilancio IEM andrà in consiglio comunale, ma attraverso il bilancio consolidato del gruppo comune di licenza. Quindi il consigliere comunale a settembre del 2013 avrà 14, grazie, nel settembre del prossimo, insomma 14, avrà il bilancio del comune consultivo e il bilancio di tutte le società e le aziende, sia quelle totalmente detenute, sia quelle parzialmente dal comune e vediamo qual è il sistema delle partecipazioni. Ecco, quello sarà il nuovo modo di ragionare sulle società e IEM sarà una delle tante società detenute dal comune. Ok, la conferenza stampa si svolgerebbe così, io darei la parola al dottor Menello, in qualità di direttore generale della holding, riporterà i dati principali e dirà anche alcune particolarità del bilancio 2012, che è un bilancio, il miglior bilancio del gruppo, il livello di cuore che per ritrovarne uno analogo dovevamo andare nel 1997. Ce l'ho prima. Ecco, passo la parola. 1997 era un anno nel quale l'azienda non era sottoposta a tassazione, non era una società per azioni, era un'azienda speciale trasformata alla fine del 1995, il 31-12, quindi non pagava imposte, era in una sorta di franchigia, moratorio fiscale fino appunto al 2000 e soprattutto non c'era ancora quella regolazione da parte degli autorità nazionali in tema di tariffe di energia elettrica e di gas. Quindi sono due esercizi francamente non confrontabili, non sono omogenei. Ho in mano proprio il bilancio del 1997 che presentava un utile di 30 miliardi di lire, ripeto, senza tassazione. Vabbè, però oggi la tassazione di che ammontare? Oggi se facciamo 15,8 milioni ante imposte e facciamo 8 post imposte, vuol dire che paghiamo 7 milioni e mezzo, quindi siamo sull'ordine almeno del 50%. Quindi in sostanza niente da fare, neanche il 97 regge sostanzialmente nel 97 regge. Quindi è il bilancio migliore della storia, probabilmente.